inutile. Giudicare anche dal mio abbigliamento, il nostro immergerci nel carnevale calabrese continua e quest'oggi siamo qui a Guardia Piemontese a festeggiare il carnevale occitano, che praticamente racchiude in sé una serie di carnevali locali e le opere artistiche di tutti coloro che si sono cimentati nella produzione dei carri. Alle mie spalle vedete il Pulcino Pio e dietro a seguire tutti gli altri carri per una manifestazione molto interessante che sicuramente merita un'attenzione particolare perché mostra finalmente quello che siamo capaci di fare anche noi da questa parte sul Tirreno. Sotto al drago la guerriera va bene, sotto il drago, perché il drago simboleggia la politica di oggi. Noi siamo delle guerriere, siamo qui per lottare, per rappresentare simbolicamente, allegoricamente, tutte quelle donne che combattono la politica corrotta, deviata e servile. Quindi ha anche qualche collegamento in questo momento storico dove le donne sono vittime del femminicidio? Come, scusa? È una donna guerriera anche in merito a quei problemi che tutti quanti leggiamo di cronaca. Le donne che combattono quotidianamente con lealtà ed onestà per affermare i propri diritti e non attraverso scorciatoie o atteggiamenti riprovevoli o disonorevoli. Siamo qui per combattere con l'arma dell'intelligenza e del dialogo. E anche con la sensualità, a quanto pare. Anche, ma la seduzione viene utilizzata non per raggiungere scopi, diciamo, ma per affermare i propri diritti. Complimenti, siete bellissime. Grazie, gentilissime. Avete lasciato l'isola che non c'è? Sì, l'abbiamo abbandonata e siamo venuti qui a Guardia. Allo scoglio della regina? Sì. Bocca al lupo. Sing, 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 everybody's got to sing. Ooh, wow, ooh, now you're singing with a swing. Sing, 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 everybody's got to sing. Ooh, wow, ooh, now you're singing with a swing. Sing, 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 sing. Signora, buongiorno, possiamo farle due domande? Vediamo che sta facendo molte fotografie, le sta piacendo questo carnevale? Moltissimo! Stupendo, meraviglioso, meglio delle altre edizioni. Quindi ne vogliamo altri in futuro? Ancora, sempre di più. Perfetto, grazie. Prego. Noi non ti abbiamo riconosciuto, ma per caso sai chi suona bene la fisarmonica da queste parti? Da queste parti no, verso Paola. Verso Paola c'è qualcuno che è bravo? Sì. Quando pare anche buona.
Fermi, sporcaccioni! Sono dei screanzati. Sì, sì. E quindi stasera non la sentiremo questa fisarmonica, forse? Non lo so, non vi saprei dire. Va bene, grazie. Prego. I pezzi ci sono tutti, sì? Oddio, mancano le tazzine, qualche piatto manca, però bene o male siamo riusciti a fare il possibile. È molto bello che riusciate a partecipare a iniziative come questa del Carnevale Occitano. È molto bello che invitino noi a partecipare a questa manifestazione. Vuol dire che siete bravi. Grazie. Grazie. Prego. Just gonna stand there and watch me burn. Well, that's alright, because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. Well, that's alright, because I love the way you lie. I love the way you lie. Cos'è che dispensi? Caramelle! Ma giudicare dal carro dovreste... Vabbè, carnevale! Carnevale si fanno gli scherzi. Sì, giusto. Un carro giamaicano reggae in tributo a Bob Marley? Sì, Bob Marley. Così è nata un'idea. È più bravo. Giusto, sì, esatto. Grazie. Eccolo qua, guardalo, eccole. Grande. Abbiamo anche gli Street Dance. Loro sono bravissimi. Fategli un applauso, perché non è facile, eh. Fido chiunque, me lo fai rivedere, scusa, tu con le bratelle. Credi, vai. Scuola di ballo. Bravi. Scuola di ballo Expression. Bravi. Di dance di Anna D. La contenta tua mamma, eh? Ok, perfetto, quindi vera! Bravissimo! Sempre di stare a Carnevale! Street Dance, Paolo insieme, ragazzi, andiamo avanti, ci vediamo in piazza al secondo giro per dare vita al pomeriggio insieme di questa settima edizione del Carnevale di Guardia Piemontese. Ercole! Come mai quindi il Gangnam Style come carro? Dopo il successo universale che ha avuto, abbiamo deciso di portare avanti questa iniziativa. Praticamente rappresenta anche la metafora del mondo che balla in questo momento di crisi. Sì, in questo momento sì, soprattutto. In bocca al lupo, ragazzi. Crepi. Ancora questa fiumana di carri bellissima, siamo arrivati a quello di Rita Levi Montalcini. Sì, noi siamo un'associazione di volontariato di Fuscaldo Marina, i Binari della Vita. La nostra è un'associazione per over 60. Abbiamo scelto di rappresentare proprio la Montalcini perché noi amiamo la condivisione fra i più giovani e le persone un po' più grandi, che possono darci qualche insegnamento vero e concreto. Per costruire questo carro avete applicato lo stesso principio, avete collaborato tra generazioni? Certo, le maschere sono state realizzate interamente da noi, dai soci, quindi gli anziani, gli over 60 della nostra associazione, mentre le parti, diciamo, più faticose come il carro sono state realizzate da noi giovani.
Rita Levi Montalcini ci saluta e ci benedice a quanto pare. Certo, certo. Grazie. Grazie a voi. Quanti chilometri avete fatto per essere qui oggi? Con tutto quello che può essere tanti. La storia di questa. Vi state divertendo? Sì. Una minoranza. Mi piace il carnevale occitano. Della chi siete voi oggi? Del sud Italia, anzi l'unica siete? Minoranza. Io Federica. Del sud cosa siete vestite? La luce. Ah? Signori della luce. Complimenti, è bellissimo. Con i tempi che corrono è meglio essere tucano o pappagallo? Forse è meglio essere pappagallo, almeno bisogna essere imbecilli oggi. Associazione Prologo di Crispiano, quanti chilometri avete fatto per essere qui oggi? In circa sarà 100 qualche cosa. Ed è stato un piacere farlo. E come no, non solo qua, noi andiamo girando dappertutto. E questi sono i signori della luce? Esatto. E come mai vi siete fermati su questo concetto? Ma non solo questo concetto, per quest'anno abbiamo deciso, cioè si sono fatti i vestiti confronto alla sfilata che si fa, ogni sfilato ha un nome, ha un percorso, ha una sua storia. Perfetto, grazie. Abbiamo il progettista qua di questo miracolo a quattro ruote, quanto tempo ci avete messo a farla? L'abbiamo messo 24 ore e tempi di 4 giorni, però con ore diverse perché giustamente lavoriamo, tutto qui. E toglimi una curiosità, l'ingegnere che l'ha progettata chi è? Amerigo, perché è l'unico che lui progetta e poi noi realizziamo le cose, diciamo, che dice lui. Complimenti raga, quindi non ci sono dei pagliacci dietro questa storia? No, non ce ne sono pagliacci. E diciamoglielo al ministro Fornero. Pagliacci almeno nella nostra compagnia non ce ne sono. Monta, abbiamo il gruppo Paolano che si allontana. Come è stato questo carnevale 2013, questo occitano? A Guardia, qua? È stata un'esperienza nuova, che è la prima volta che noi abbiamo fatto. È stato bello anche per il tempo, la gente è molto più partecipante a tutti i carri. È stata veramente un'esperienza bella. Quindi un lavoro che culmina bene. Sì, sperando che l'anno prossimo si migliori, anche se ci sono dei carri fantastici, carri vedendo più vestiti fantastici, però spero che va a migliorare e non a diminuire. Speriamo. Speriamo. Alla scorsa edizione a Paola abbiamo sentito che Piero piange per la crisi. Oggi qui a Guardia continua a piangere per la crisi? No, piange per la luna in effetti, vero? La luna? Per la luna, si vede anche dal carro, la luna in mano. Ah, quindi è lunatico e piange? Sì, lui è emozionato dalla luna, piange per lei. Grazie. Che non sonrie, ma si è arreglato. Si va alla discoteca, sempre vai là sola. Buona
buonasera. Lei è nel pubblico qui di questo bellissimo carnevale di Guardia, carnevale occitano. Qual è il carro che è piaciuto di più? Devo dire la verità che i carri di Paola sono molto molto belli. Quindi siamo campanilisti? Un po' sì, devo dire la verità sì. Ce lo possiamo permettere. Sì, però devo dire che questa manifestazione è molto molto bella. Quindi la ripeteremo l'anno prossimo? Certo, l'anno prossimo, l'anno ancora, speriamo. Grazie, prego. Non l'avevamo riconosciuta! Lei sputi fuoco se può! Si la mira se vira el pierde el sentido la salida. Exhausta de vacías, cansada de mentiras. No quiere bailar más. Princesa de mis sueños, se ve tan mona. Dime quién te hizo daño. Presidente, finalmente, è da lunedì che la stiamo inseguendo. Finalmente oggi culminiamo qui a Guardia questo carnevale occitano dove Paola ha recitato una parte da protagonista. Beh, noi abbiamo voluto esserci a tutti i costi portando tutti i nostri carri che hanno sfilato per le vie di Paola. Come avete visto sono 6 carri, avevamo il carro di Pinocchio dedicato ai bambini per farli divertire, quello di Pierrot dove ci sono tutti i 5 comitati di quartiere che fanno parte dell'associazione Paola Insieme, quello della satira politica con il gruppo l'Associazione Cattolica del Rosario, le 2 scuole di ballo, uno su quello sul castello La Bella alla Bestia, quello Angela e Demone, un'altra scuola di ballo e l'ultimo è il grammofono, il carro musicale. E possiamo aggiungerlo anche il carretto pedalò. Ecco, quello sì, è un'aggiunta, sono dei ragazzi di Paola che si vogliono divertire. Perfetto, le volevo chiedere, l'associazionismo ha funzionato questa volta? Avete fatto tutto con il volontariato? Certo, siamo 5 comitati che insieme abbiamo fatto una grande associazione che si chiama Paola Insieme e insieme a noi si sono aggregate tante persone, i veri artisti della Grattapesta e di Paolani che da tempo, per tradizione, dedicano il suo tempo. E aggregare persone in questo momento di crisi è una grande opera, complimenti. Grazie, vi ringraziamo a voi per l'ospitalità.